Auguri! Mario, chi è? Io. Allora, una domanda. Ne sono arrivati alcuni giornalisti, dottore. È un medico, il signore. La gioia più bella, quella che i genitori potranno raccontare in futuro della notte di San Silvestro più lunga vissuta. Con la bottiglia di spumante stappata, con 42 minuti di ritardo rispetto al canonico scoccare della mezzanotte. Perché Mario è nato proprio alle 0:42 minuti, con un parto naturale, ed è il primo nato in provincia di Salerno per il 2017. Un predestinato questo bambino, perché nasce a pochi giorni dal 30° compleanno del papà, Andrea, e a 60 anni dalla nascita del nonno, medico. All'Umberto I di Nocera Inferiore è stata festa grande per le famiglie Vaccaro di Angri e senatore di Cava dei Tirreni, e tutto è filato liscio per il parto naturale di mamma Roberta. Il bimbo gode ottima salute e ha regalato sorrisi incontenibili non solo ai familiari presenti, ma anche al reparto di ginecologia ostetricia del nosocomio Nocerino e di tutti gli addetti. Dunque non solo il bacio della mezzanotte per l'arrivo del nuovo anno, ma anche quello di 42 minuti dopo per augurare una vita felice al piccolo Mario. Ecco il racconto di papà Andrea. Iniziamo tutto un po' stamattina con le prime contrazioni, poi siamo stati in mattinata qui ed era tutto, diciamo, nella norma, poi in serata le contrazioni sono accentuate mentre eravamo al veglione di Capodanno con i parenti e ho detto siamo venuti, e quindi diciamo è stato un po' un precipitarsi dalle 8 in poi, 8 e mezza in poi, ed eravamo un po' dubbiosi se fosse 2017 oppure 2016. È stato un parto naturale, è andato benissimo, diciamo il decorso è stato un decorso rapido, anzi molto molto rapido, siamo venuti un paio d'ore prima ed è stato, diciamo così. Quanto pesa? Pesa 3,565 kg, quindi un bel bambino. Sta bene. Auguri! Ma si sa, la felicità sale alle stelle per i nonni. Quando nasce un nipotino è sempre una sensazione fantastica, qualcuno dice addirittura più emozionante rispetto a quella di un figlio. Tutto bene, è andato, e secondo quello che erano un po' i programmi, parto normale, doveva finire il termine tra l'1 e il 2 gennaio. Contentissima, il primo nipotino del primo figlio, insomma siamo contentissimi tutti quanti, il nonno, gli zii, è il primo nipotino, penso sarà così anche per gli altri, però è la prima esperienza. Questo bimbo praticamente, come diceva mio marito, è nato il papà, è nato dopo 30 anni dal papà, si è laureato dopo 30 anni dal papà, si è sposato, praticamente questo bambino è andato a coronare i 30 anni tutti quanti. Sono di Cava, la mamma di Roberta, il quarto nipote per me, sono abituata, però è sempre una cosa bella. Bellissima. Grande felicità dunque per Mario, anche se il piccolo di Angri non è il primo nato in regione Campania. Il primato infatti arriva da Avellino, dalla clinica Malzoni, dove è nata a mezzanotte 2 minuti con parto naturale la piccola Adele, da un peso di 3,8 kg. Adele è nata tra i bicchieri pronti per il brindisi del nuovo anno e tra la felicità di tutti.